Dopo il buco la cocaina in diretta arriva, si prepara la sua striscia su questo muretto, il muretto dell'ex asilo. Dopo essersi guardato un attimo intorno la Sniffa e se ne va. È successo in via Fabio Filzi ad Arezzo in pieno giorno una scena che è stata ripresa anche da un residente. Ora è stato preso di punta la zona di Saione, però... Tutta la zona, perché se andiamo là in piazza Giotto, se andiamo al prato... Se... Il giro di, 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 di droga c'è da tutte le parti. Si tratta dell'angolo della città dove dovrà sorgere la nuova sede della polizia locale di Arezzo. Ma per adesso continua ad essere uno degli angoli preferiti per consumare droghe. Solamente un mese fa, infatti, sempre nel solito posto, un triste episodio analogo. Un uomo si era preparato una dose e poi, sempre in pieno giorno, se l'era iniettata. Scambiano la droga regolarmente. Ora qui deve venire la stazione di polizia, si spera che quando arrivano loro... Eh, C'è un po' meno di droga a giro. E a pochi passi di distanza un'altra zona nella quale si sono registrati purtroppo spesso episodi legati al mondo della droga si tratta del parco del Pionta. Qui la sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli con un'ordinanza nei confronti dell'ASLA Toscana Sud-Est ha disposto la demolizione e la messa in sicurezza degli immobili pericolanti di proprietà dell'azienda sanitaria spesso scelti come giacigli di fortuna. Una messa in sicurezza è necessaria non solo per l'ambiente, per la struttura, ma anche perché i giri che sono dentro queste strutture li conoscono tutti. L'area adesso è stata transennata.